No, l'amarezza, perché poi dopo sai, la pressione, queste cose qui, le stronzate che dite, tutte queste cose qui, vai. Parlate fomentando, andando a cercare delle stupidaggini che non esistono, venite a vedere e gioca questo, gioca quello, dovrebbe giocare questo, è il vostro lavoro, ma non voglio parlare di calcio con voi, non voglio parlare, scrivete quello che avete visto, finito. Allora vuoi scrivere che stasera hai visto una Salernitana che ha fatto schifo? Scrivi, finito, stop. Vuoi che... No, ma la sesta... Abbiamo finito? Basta. No, abbiamo perso una partita, siamo tutti delusi. Siamo delusi anche perché abbiamo perso in casa. Una partita che l'avevamo ripresa, l'avevamo messa in carreggiata e poi è stato tutto vanificato perché il calcio è fatto anche di episodi. Un episodio dove noi abbiamo lavorato tutta la settimana sapendo come il Vicenza poteva battere i fari laterali, chi li batteva, come era in aria, c'è stato questo errore, ci ha portato al 3-2. Non possiamo stare qui a parlare di una partita più brutta di quella di Novara, perché poi allora vuol dire che non c'è neanche senso di parlare. Questo è un dato importante, un dato che fa... Bisogna capire, sicuramente noi siamo partiti con la voglia di imprimere noi il gioco, però c'è stata troppa frenesia, abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo dato loro la possibilità di avere delle ripartenze, però dopo 20-25 minuti credo che la Salernitana abbia preso il bando della matassa in mano, abbia fatto quello che doveva fare, si è messa in corsa con il 2-1 della Rocca e il secondo tempo credo che abbia fatto la partita che doveva fare la Salernitana. Abbiamo giocato nella metà campo loro, abbiamo creato, il calcio è questo, quando tu perdi alla fine devi stare zitto perché poi altrimenti stiamo qui, perché ho capito che tu puoi essere anche educato, parlare, fare, tanto poi alla fine ti si ritorce tutto contro, bisogna capire dove si è e cosa bisogna fare, tutti possono parlare da fuori. No, tutti possono parlare da fuori, perché poi io vi sento, vi ascolto, ma non voglio neanche più parlare. Ma non voglio neanche fare il polemico. Tanto voi i numeri li sapete, voi fate le formazioni, mettete in campo chi volete, giochiamo a 5, a 8, a 10, 24. Vi ho sentito una volta e non vi sento più. Giochiamo con la difesa a 5 e non abbiamo profondità. Giochiamo con il rombo e non abbiamo ampiezza di... Io credo che nel calcio ognuno deve fare il proprio mestiere. In questo momento io sono qui davanti a voi, mi assumo delle responsabilità, però io fate domande che sono poi pertinenti, perché altrimenti stiamo qui a girarci attorno a delle cose che non hanno senso. Ma se siete così bravi a conoscere i giocatori, vi sento sempre, vi ascolto voi. No, ascolto, io ascolto voi. Siete così bravi a conoscere i giocatori, no? No, siete così bravi a conoscere i giocatori. Allora io cerco sempre di mettere in campo una squadra che abbia un'idea per come potersi difendere, per i giocatori che avevo. E c'è anche per il momento, perché io li alleno, voi non li allenate, li alleno io, non voi. Io li vedo tutti i giorni. Se ho giocato fino a Novara in un certo modo è perché mi si imponeva di giocare in quel modo lì, per i giocatori che ho. È arrivato Perico, è un difensore, un esterno, posso giocare lì, basta, così questo, finito. Ci avete fatto i complimenti contro lo Spezia, contro il Verona, giochiamo a 5, siamo andati a Novara, è venuto giù il finimondo, giochiamo stasera, viene giù il finimondo, voi avete una persona che si assume tutte le responsabilità, io non devo parlare di voi, con voi dei singoli, dei giocatori, voi guardate la partita, se per voi questa partita è stata uno schifo, scrivete che è stato uno schifo, se voi siete conoscitori di calcio e vedete la partita è la sintetizzata per il risultato, scrivete che è tutto da buttare via. Se voi volete crescere, volete costruire qualcosa, cerchiamo di capire il perché. Avete parlato del Novara come se fosse stata la squadra più forte, ci ha messi sotto, non avete neanche letto i dati, possesso palla superiore a noi, supremazia superiore a noi. Quando tu perdi vai a vedere tu quello che vuoi e io sto zitto. Però se tu vieni a parlare che non c'è un'idea di quello che hai visto stasera, che hai visto confusione, allora non parlo con te, non parlo più e non voglio più parlare. Allora io sono qui a Salerno,
mi assumo tutte le responsabilità, mi assumo tutto quello che mi può dire la gente. Oh, io sono anche disposto a fare in fretta, tanto per voi qui, arriva uno, arriva un altro. E far... No, no, aspetta, posso parlare io? Allora, non così prevenuto, tu devi farmi parlare, non così prevenuto. Io sono arrivato qua con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare. Il vostro motto è quello, di distruggere. E no, te lo dico io ti ascolto, ascolto... Dov'è l'altro che non vedo stasera? Dov'è? No, aspetta, dov'è quell'altro che non vedo stasera? Come si chiama? Ah, non c'è. No, volevo parlare anche con lui, che fate i soloni, i numeri, e giochiamo qui, giochiamo lì, questo qui, metti questo qua, quello lì. Ma voi, quando parlate di calcio... Stasera, aspetta, sta a sentire a me. Quando parli di calcio... Ma se io parlo con te, cosa vuol dire uno contro uno, due contro uno? Ma tu lo capisci? Tu invece parli solo, giochiamo a quattro, giochiamo a otto, quello gioca così, io metto uno qua, io metto uno là. Il calcio è un'altra storia. Allora, e poi voglio un'altra cosa. Sannino è nervoso. Fammi finire. Sannino è nervoso, sente la pressione. No, io non sono nervoso, io sono incazzato. Sai perché? Perché non ne posso più di un calcio dove noi lavoriamo per una città, per una società, ci facciamo un culo grosso così, dalla mattina alla sera. Non vedo intorno a questa squadra la voglia di, togliendo il pubblico, che tu, fammi finire, togliendo il, oh sei arrivato anche te, togliendo il pubblico, che poi alla fine può fischiare come vuole, perché è giusto che sia. Ti assostano. Oh, bravo, io cosa ho detto a te? Tu devi giudicarmi. Per i due punti, dopo... Fammi finire, no, non faccio problemi. Tu sai, ma io non ti aggredisco, tu sai che sto parlando giusta causa, e tu lo sai, come lo sa anche lui, perciò basta. Giusta, perché voi parlate fomentando, andando a cercare delle stupidaggini che non esistono, venite a vedere e gioca questo, e gioca quello, dovrebbe giocare questo, è il vostro lavoro. Ma non voglio parlare di calcio con voi. Non voglio parlare. Scrivete quello che avete visto. Finito. Allora vuoi scrivere che stasera hai visto una Salernitana che ha fatto schifo? Scrivi, finito, stop. Vuoi che... No, ma la stasera... Abbiamo finito? Basta. No, ma non domani.